con la paura del diverso e con gli slogan «prima gli italiani» o «prima gli ungheresi» non si arriva da nessuna parte, se non verso un mondo caratterizzato da conflitti sempre più minacciosi. All'incontrario, per noi sudtirolesi il sogno è un'Europa senza nazionalismi e confini interni, a cominciare da quello del Brennero, che per noi è una ferita che non si può assolutamente riaprire. Vede, proprio in queste ore ricorre il 100° anniversario della conferenza di pace di Parigi, con cui si sancì la divisione del Tirolo con la parte meridionale attribuita all'Italia e quella settentrionale all'Austria. Per la nostra popolazione si aprì un periodo di straordinarie sofferenze, che ebbe il suo culmine con l'avvento del fascismo, che puntava a cancellare la nostra storia e le nostre tradizioni, e del nazismo, che voleva trasformarci in coloni della Polonia occupata. Per fortuna questo non è accaduto, per merito di tanti sudtirolesi combattivi e anche per la saggezza di tanti politici italiani che dopo la guerra lavorarono per trasformare una polveriera in un esempio di pace e convivenza tra storia e popoli diversi. E quindi, quando vediamo che nelle proteste di ieri davanti a Montecitorio si faceva il saluto romano, il primo pensiero è che questo governo è della parte giusta.